Piazza Cavour, siamo a ridosso del rifugio antiaereo. Bella vista. Il rifugio che andrete a vedere sotto Piazza Cavour venne costruito alla metà del 1943, quando la guerra per l'Italia si fa pesante, perché oramai gli americani hanno liberato l'Italia del Sud, quindi i grossi bombardieri americani che bombardano di giorno, a differenza degli inglesi che hanno sempre bombardato di notte, possono partire dalle basi della Puglia. All'inizio della guerra i rifugi per la popolazione sono i grandi edifici pubblici, il comune, quella che oggi è l'Arca di San Marco, le scuole come il Cavour o le magistrali. Dal 43 in avanti si costruiscono, con un progetto approvato dal Ministero della Guerra, questi rifugi cosiddetti tubolari, proprio perché sono delle sorte di cilindri lunghi una trentina di metri, qualche volta anche meno, in cemento armato, che hanno una forma praticamente cilindrica, con le panche ai lati per far sedere le persone durante gli allarmi e le incursioni aeree alleate. Il rifugio viene spezzato a metà, il lungo tubo viene spezzato a metà con un disimpegno e sfalsato, proprio per evitare che un'eventuale bomba che colpisce una parte del rifugio, l'onda d'urto non invada anche l'altra parte. Questo purtroppo succederà a Vercelli, dove oggi c'è il monumento della Mondina, ai giardini della stazione. Nel febbraio del 45 un piccolo aereo americano, che probabilmente cerca di colpire la stazione, sgancia la bomba una frazione di secondo prima e colpisce il rifugio. Ci saranno 9 morti e una serie di feriti, ma chi sta dall'altra parte del rifugio non verrà investito dall'onda d'urto e quindi si salverà. Come ricorda Monsignor Aragnetti, che era il vicario della curia, scriverà sul suo diario proprio: si salveranno coloro che sono dall'altra parte del rifugio. Quanto è lungo? È lungo una trentina di metri, teneva circa 200 persone, tra le 150 e le 200 persone. E come dicevo, è un progetto standard di rifugio approvato dal Ministero della Guerra. Ed è fatto in un modo particolare? È costruito in maniera, è una sorta di tubo, vengono chiamati tubolari perché sono cilindrici costruiti in cemento armato, interrati molto poco, perché sono interrati solo un metro e mezzo, grosso modo. E sono stati utilizzati? Sono stati utilizzati fino alla fine della guerra. Per più volte, più e più assolutamente volte? Assolutamente sì, durante tutti gli allarmi aerei la gente scendeva in questi rifugi. E scendeva la gente che stava in centro, in città sostanzialmente? Chi stava in centro oppure chi passava, chi era di passaggio e quindi aveva necessità di proteggersi in un rifugio pubblico. Perché era segnalato? Comunque. Era segnalato di solito con una grande pittura che doveva essere sui portici di Piazza Cavour, con una grande R che stava a significare appunto rifugio, oppure con delle grandi frecce blu sempre dipinte sui muri con la scritta ricovero, e quindi erano ampiamente segnalati affinché i passanti potessero ricoverarsi e proteggersi dagli aerei che stavano arrivando. Dal termine della guerra è stato riaperto? Dal termine viene smantellato subito dopo la guerra, perché il rifugio aveva due cupolette, una dove stanno entrando adesso e una in fondo sotto la torre dell'angelo. Due cupole di ingresso vengono smantellate subito dopo la guerra, il rifugio viene chiuso e sigillato dopo la guerra, verrà riaperto solo una decina di anni fa per una visita guidata simile a questa ed oggi. Grazie. Prego.